Ciao amici, benvenuti nel canale Love Potion, il canale che si occupa di creatività, precisamente do it yourself, fai da te e tecnica wire. Martedì wire, giovedì gnocchi. Allora amici, oggi tratteremo della maglia vichinga. È un punto molto facile ma di grandissimo effetto che noi però che siamo metallari realizzeremo in filo metallico, cioè si fa con il filo di metallo. È una maglia tubolare a 4 ranghi, 4 trecce, c'è anche l'evoluzione un po' più complessa di questa base della maglia tubolare vichinga, la faremo anche quella. E adesso vi dico come si fa, è facilissimo. Vi devo dire anche un'altra cosa, ma ve la dico alla fine. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di azionare la campanella per sapere, avere la notifica di quando arriverà il prossimo video. E mettete mi piace se questo tutorial vi è piaciuto. Tutorial. Ecco, useremo un filo del diametro di 0,5, che è un po' l'ideale. Nel mio caso utilizzo del filo di ottone perché è quello che ho in dotazione. Però vi raccomando di cominciare, se non siete pratici, con un filo ancora più morbido. Il filo deve essere cotto, quindi morbido, di qualsiasi filo si tratti. Voi utilizzate possibilmente del filo di rame. Queste sono trafile. Una l'ho acquistata ed è questa che vedete e l'altra l'ho realizzata io forando con diametro sempre diverso dal più grande al più piccolo una semplice tavoletta di legno. Quindi la trafila, se volete, potete crearla voi con il trapano e un pezzetto di legno, molto facile. Poi avrete bisogno di pinze, solite pinze, una pinza per modellare, una per tagliare, una per trattenere. Poi, se volete, anche una di nylon, ma non è strettamente necessario. Ci vuole una bacchetta. Nel mio caso ho trovato questa bacchetta cilindrica, sempre cilindrica la forma, che ha un diametro interno di 10 mm. Va più che bene perché la maglia tubolare che stiamo per realizzare è una maglia a soli 4 ranghi, ovvero 4 trecce. Prima di fare la maglia tubolare vera e propria, dobbiamo costruire un elemento, quello che vedete in questo momento. Si tratta di una specie di fiore, di papillon, chiamiamolo come vogliamo. Come potete vedere, fatto ad occhio, fatto assolutamente ad occhio. Ho girato il filo su se stesso, portato su se stesso dall'altro lato per circa, diciamo, 6 cm. Afferrato dall'altro lato, ho fatto una curva, sono tornata di nuovo all'inizio di questo componente, ho fatto un'altra curva utilizzando la pinza a punte coniche e poi di nuovo verso l'inizio, in pratica due volte da un lato, due volte dall'altro. Taglio in questo punto l'eccedenza di filo, vedete? Eccolo qui. Allora, questo elemento, che non deve essere preciso e bellissimo, poi alla fine noi lo toglieremo, lo elimineremo dalla maglia tubolare. Ecco, adesso cerchiamo di stringerlo al punto centrale, nel punto centrale, solleviamo i lembi liberi, avvolgiamo i lembi liberi intorno alla parte centrale di questa specie di papillon, vedete, in questo modo, per fermare il componente, per fermare queste alette che si sono formate. Vedete, le sto un po' rimodellando con la pinza a punte coniche da un lato e dall'altro. Sono 4 in totale, perché dobbiamo fare una maglia tubolare a 4 ranghi, a 4 righe verticali. Allora, ecco qui, sto stringendo un po' e adesso taglio l'eccedenza di filo. Ora, questo componente, che è transitorio, ripeto, allora adesso lo apriamo in questo modo, apriamo questi petali, come potete vedere, non è assolutamente bello, ma non deve esserlo, in questo modo, possibilmente a distanza regolare, all'incirca, l'uno dall'altro, e lo modelliamo sull'estremità della bacchetta, con la quale creeremo la maglia tubolare. Ora vedremo, ecco, in questo modo, proprio come se facessimo un cappello alla bacchetta. Facciamo scendere i petali
questa specie di fiore e blocchiamo tutto con un pezzettino di scotch. Poi possiamo sempre regolare bene anche in un secondo momento questi petali. Ora guardate bene, vorrei mostrarvi queste immagini che farò vedere ben 3 volte perché sia chiaro. Si comincia con un pezzetto di filo, si costruisce una specie di, si modella anzi una specie di E su uno di questi petali. All'interno, sono entrata all'interno, guardate, lo rifaccio un po' a rallenti, entro in uno di questi petali, guardate soprattutto la seconda parte di questo frame, ecco da qui in poi è più chiaro sinceramente, vedete il filo più corto va a sinistra sotto, il filo più lungo va a destra ed è quello con cui lavoreremo in senso orario. Lo rifaccio ancora, guardate, disegno una specie di E entrando proprio dentro all'asola, col filo più lungo che sta sempre sopra l'altro filo, proseguo il lavoro. Quello corto non tagliatelo assolutamente, deve rimanere lì. Guardate, poi ripeto l'operazione, entro da dentro a fuori, da destra e sinistra, e disegno un'altra E, tiro un po' il filo, vado nell'altra asola, che è la terza, da dentro a fuori, quindi dall'alto al basso, da destra e sinistra, come cucendo, sembra che sto cucendo, faccio un'altra E, poi concludo il mio giro, prendo l'ultima asola, qui sto cercando di sistemare, ma è una cosa del tutto inutile, perché tanto lo facciamo in un secondo momento, vedete, entro, il filo lungo sta sempre sopra al filo che lo precede, al tratto di filo che lo precede, quello piccolo lo posizionate, non lo tagliate, lo posizionate in un punto che non è scomodo, ecco, in un punto che non vi dia fastidio. Adesso guardate bene, si continua sempre come vi mostro in questo momento. C'è una piccola variazione, prendo il lembo di filo, passo sotto l'incrocio, sotto l'ultimo incrocio, sotto tiro e disegno una specie di E. Avete visto? Tiro un po'. Ok, la tensione del filo, guardate anche qui, entro sotto l'ultimo incrocio e tiro, vado avanti in questo modo. La tensione, dicevo, non deve essere eccessiva, cioè bisogna tirare un po', però non tantissimo. Poi lo capirete mano a mano, perché vi assicuro, si fa la mano a questo tipo di punto molto velocemente. Passo sotto l'ultimo incrocio, tiro un po' e vado avanti. Questo è il punto che va ripetuto sempre allo stesso modo, vedete? Di nuovo, qui si vede ancora meglio, sotto l'ultimo incrocio, si tira. Guardate, ora vi faccio capire perché ho preso un filo così corto, perché vi voglio mostrare come si fanno le giunzioni di filo in una maniera veramente molto semplice. Allora, si accostano 2 estremità di filo, quella vecchia, quello vecchio e quello nuovo. Qui ne approfitto per fare un'altra E, perché c'era lo spazio, la possibilità. E si attorcigliano le 2 estremità tra di loro. Si attorcigliano bene, anche con la pinza se c'è bisogno. Continuate ad attorcigliare. Tagliate l'eccesso, lasciate circa 1 centimetro di filo. Ripiegate l'estremità del filo su se stesso, perché non posso in qualche modo uscire all'esterno e magari ferire la pelle, e poi continuiamo a fare il lavoro di prima, cioè a passare con il filo sotto l'incrocio precedente. Si tira un po', avete visto? Si va sotto l'incrocio precedente, ok? Il filo ogni tanto può darsi che si intrecci un pochino su se stesso, ma guardate, è normale perché adesso è lungo, e quindi fa qualche capriccio. Poi è anche filo di ottone e quindi un pochino meno malleabile degli altri. Quando incontrate il punto in cui avete fatto la giunzione, nessun problema, si va sotto, si prosegue come se non ci fosse. Vi assicuro che poi non lo vedrete e non vi darà fastidio. Continuate così, in questo modo, qui si vede meglio, sotto l'ultimo incrocio e si tira. Ora vi farò vedere anche da un altro punto di vista com'è il lavoro, da un'altra posizione. Ecco, guardate, qui ho già fatto diverse righe,
vedete, si tira, diventa un lavoro abbastanza ripetitivo e assolutamente però facile. Ok? Qui c'è la giusta tensione del filo. Ora vado un po' più veloce naturalmente perché si è capito com'è il punto, ma dobbiamo andare oltre. Io ho continuato per arrivare ad una lunghezza che fosse utile a fare un bracciale, perché noi continueremo nel prossimo video a fare questo bracciale. Ecco qui la velocità per arrivare proprio alla fine, alla fine. L'ho usato tutto, sì, l'ho usato tutto. Se avete difficoltà, utilizzate pure la pinza per tirare il filo. Attenzione a non rompere il filo, ma insomma si può benissimo, perché magari poi le mani fanno male ad un certo punto. Si arriva verso la fine, sono più di 10 cm di lunghezza, si toglie lo scotch, si sfila il tubo, guardate, eccolo qui. È rigido tra l'altro, ha anche una bella forma, si potrebbe utilizzare così anche in vario modo. Allora adesso bisogna passarlo dalla trafila, potete sia passarlo dalla trafila da un lato che dall'altro. Io ho voluto provare dal fondo, cioè dalla fine del lavoro. Vedete, questa è la corsa dei punti che disegna una treccia. Quindi vi dicevo, io ho voluto provare per una volta a rimpicciolire il lato inferiore. Dovete per forza rimpicciolire una delle due estremità, se no non passa dalla trafila. Quindi questo dovete farlo, magari sacrificando anche qualche punto, se è il caso. Tenete presente questo passaggio. Allora, poi si passa dal foro più grande della trafila. Ora, io dovendo lavorare a favore di fotocamera, di videocamera, naturalmente ho avuto qualche difficoltà in più, però è normale che sia un po' difficile, tra virgolette, fare passare il tubo dal primo foro. È normalissimo che si faccia un po' di fatica. Ecco qua, vedete, si è allungata già la maglia, si è molto allungata. Ora facciamo il secondo foro, quello un po' più piccolo. Passiamo da qui, si può tirare con le mani tranquillamente, come vedete. L'ultima parte è sempre quella che è un po' più difficoltosa, ecco così. Allora adesso, se volete, potete modellare anche un po' con le mani, non succede nulla. Di nuovo un foro più piccolo, continua a tirare, vedete, si allunga sempre di più la maglia, tranquillamente con le mani rimodellate dove vedete qualche imperfezione. Poi ho voluto provare anche la trafila, quella, chiamiamola professionale, quella che ho acquistato su Etsy, eccola qui. Partiamo dal foro più grande e facciamo passare la maglia tubolare da qui. Si modella meglio, di sicuro. Poi da un altro foro, che questo è l'ultimo per quanto riguarda questa maglia, perché poi non ci sarei riuscita, cioè avrei rovinato probabilmente la maglia tubolare nel terzo foro. Ecco qui l'ultimo passaggio. È un po' più difficoltoso, ma va benissimo, è del tutto normale, vi assicuro. E voilà. Ecco qui, questa è la lunghezza possibile per un braccialetto. Ora, che fare? Se ci sono delle maglie rovinate all'estremità, tagliate tranquillamente, non c'è nessun problema perché non si sfila. Questo tipo di maglia, la maglia vichinga, non si sfila. Dovete semplicemente tagliare, togliere i pezzettini volanti, recuperare il filo continuo che c'è, eccolo qui, sia da una parte che dall'altra. E via, e vedete, non si sfila, state tranquilli. Poi vi farò vedere anche come cosa fare di queste estremità nella prossima puntata. Guardate, questa è la lunghezza di un bracciale, quindi vi attendo anche per vedere il prossimo video martedì prossimo per quanto riguarda però questo bracciale. Vedete che bello? Perfetto. Amici, comunicazione importante, nel prossimo martedì Wire vi farò vedere come si creano i bead cup, ovvero come si creano le estremità di questa maglia tutorial, perché sia finita, terminata in maniera pulita, precisa, per farne l'oggetto che desiderate, per esempio un bracciale, che è la cosa più facile che si possa immaginare. Quindi faremo i terminali per la maglia vichinga. Rimanete sintonizzati, mi raccomando. Intanto vi saluto, un bacio, al prossimo video, che è presto, prestissimo.